Buongiorno a tutti, benvenuti. Come potete immaginare, un onore per la città di Bergamo ospitare questa importante occasione di incontro diplomatico, economico tra la Russia e l'Italia. Abbiamo voluto questa occasione perché per noi le relazioni con la Russia sono già importanti, lo sono per tante aziende, lo sono per il sistema della cultura bergamasca che collabora da anni con i musei di Mosca, di San Pietroburgo, per la nostra università, lo sono in vista delle celebrazioni dei 200 anni della morte di Giacomo Quareghi che ricorrono proprio l'anno prossimo, ma soprattutto ovviamente per la dimensione economica. Quindi io sono a ringraziare la Camera di Commercio, Confindustria e Sacco che hanno attivamente collaborato, abbiamo fatto squadra come siamo sempre stati a fare recentemente. Ringrazio la Regione Lombardia che ha accolto la nostra proposta, l'ha fatta sua, e soprattutto il Ministero per lo Sviluppo Economico, qui rappresentato dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, che ha deciso appunto che Bergamo fosse il luogo giusto per far incontrare le aziende e le istituzioni russe e italiane. Contiamo sul fatto che possa essere un incontro propizio, abbiamo organizzato più di 1000 incontri tra aziende, domani ci sono 10 visite a importanti imprese del nostro territorio e del resto sono ben 50 quelle che qui oggi sono rappresentate. Sulle 144 aziende italiane un terzo viene dalla provincia di Bergamo, questo per dirvi quanto sia solido e centrale il sistema della manifattura italiana, il tessuto delle imprese della bergamasca, che guardano con fiducia a riaprirsi di una stagione, mi auguro propizia, di relazioni tra Italia e Russia. Come ricordava la moderatrice, veniamo da un periodo in cui tutto è stato un po' più complicato in virtù di sanzioni e controsanzioni. Quando ci siamo candidati a ospitare questa occasione della task force, abbiamo sperato che si potesse dare un segnale di ottimismo, di apertura, di più ampie e favorevoli relazioni. Così mi pare che sia, il nostro Presidente del Consiglio al vertice di San Pietroburgo si è espresso con questo auspicio. Oggi mi pare che non solo l'Italia ma l'Occidente nelle sue diverse espressioni guardi con interesse e favore a che quella fase sia superata. Quindi l'augurio ci accompagna e nel frattempo lavoriamo, c'è molto da fare sia oggi che domani. Ringrazio tutti voi, ovviamente consentitemi di ringraziare soprattutto gli ospiti russi che hanno fatto un lungo viaggio. Ho soltanto la speranza che trovino il tempo non soltanto di lavorare, di parlare di imprese e di accordi economici, ma anche il tempo di guardarsi un po' attorno, di ammirare la nostra città che negli ultimi anni si è aperta al turismo russo anche in virtù di un collegamento aereo quotidiano, anzi due voli al giorno ci sono in questo momento che legano Bergamo a Mosca, e questo favorisce sia i nostri viaggi verso Mosca, dove spesso ci sono cose interessanti da vedere, sia i viaggi degli amici russi della nostra terra. Grazie ancora, buona giornata. Grazie Sindaco Gori. Io volevo passare la parola all'assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia, Mauro Parolini, perché tutta la Regione Lombardia è fortemente connessa nel business, nel turismo con gli amici russi. Prego. Buongiorno, vi porto innanzitutto gli auguri del Presidente Maroni e la soddisfazione di vedere iniziative come queste che servono innanzitutto a stabilire positive relazioni tra regioni e paesi diversi, e lo fanno attraverso rapporti diretti. Io credo che l'intenso scambio di relazioni che c'è tra la Lombardia e molte regioni della Federazione Russa, molti stati della Federazione Russa, documenti un forte interesse sia dell'impresa lombarda che del sistema economico russo a intensificare questi rapporti, che l'interscambio commerciale nel 2014 era di 5 miliardi, l'anno successivo di 4 miliardi e 100, per la verità è calato soprattutto l'export della Lombardia, mentre è rimasto inalterato l'import. Ecco, credo che siano numeri rilevanti. Noi credo che dobbiamo avere come obiettivo quello di farli crescere, facendoli tornare innanzitutto ai livelli
di 2 anni fa, ma andando anche oltre. Per quali motivi? Intanto la nostra regione è di gran lunga la prima regione industriale italiana, ha una produzione di estrema varietà e di alta qualità. Pensiamo, come è già stato detto, alla produzione legata all'edilizia, alle componenti, l'arredo, ecco, molto apprezzato sul mercato russo, ma anche le produzioni farmaceutiche piuttosto che quelle dell'industria meccanica. Ecco, però il ventaglio dei settori produttivi lombardi sostanzialmente tocca tutti i settori industriali. Ecco, allora io credo che ci sia materia per intensificare anche rapporti diretti, ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo presentato in marzo la guida per gli investitori, per chi voglia investire in Russia, per facilitare questi rapporti. E poi c'è un settore, ecco, che non è industriale, ma che qualche volta si chiama anch'esso industria, che è quello del turismo, su cui c'è un fortissimo interesse della Russia nei confronti del nostro territorio, che si qualifica sempre di più come una grande eccellenza anche turistica. Ecco, io credo che tutti questi motivi ci spingono a fare in modo che eventi come questi, che stabiliscono rapporti diretti, che quindi creano opportunità a cui poi seguono ovviamente una serie di attività diverse, ecco, debbano svolgersi in modo sempre più frequente, ma soprattutto in modo più mirato. E poi, ecco, l'ultima osservazione è questa. L'iniziativa è partita di portare questa sessione di lavoro a Bergamo, è partita dalla città di Bergamo, dal sindaco Gori, ha trovato immediatamente nella Camera di Commercio evidentemente un supporto in Confindustria allo stesso modo, ma da parte di Regione Lombardia c'è stata una risposta immediata, così come dall'ISE, perché questo è il nostro metodo, e cioè valorizzare le autonomie che sono innanzitutto rappresentanza territoriale che punta allo sviluppo dei territori in un'integrazione sussidiaria. Ciascuno fa la sua parte, ma insieme si lavora in modo molto più efficiente. Ecco, credo che questo metodo stia portando risultati molto positivi da un bel po' di tempo in Lombardia. Noi siamo impegnati a portarlo avanti in una gestione dinamica. Le istituzioni sono vicine alle imprese e creano opportunità. Dopo è chiaro che le opportunità vanno appunto sviluppate da chi l'economia la fa, ecco, ma ciascuno faccia la propria parte. Noi la stiamo facendo, credo che il sistema economico sia sufficientemente attivo e abbia capacità di proposta, perché i segnali che riceviamo, pur in una situazione che è ancora difficile, sia per l'Italia che per la Federazione Russa, sono però positivi e finalmente vedono da un po' di tempo il segno più sui dati e sulle previsioni dell'economia. Ecco, io credo che il risultato possa essere consolidato e cresciuto solo se c'è una propensione dinamica a cogliere tutte le opportunità, ed è quello che si sta facendo in questi giorni. Grazie. Grazie Assessore Parolini, io do la parola adesso ai nostri ospiti russi, Nurizad Alexander, il Console Generale della Federazione Russa a Milano. Ecco, un po' da questo punto di vista il suo saluto e il suo punto di vista. Gentili signore e signori, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare di tutto cuore tutti gli organizzatori della seduta odierna, in primo luogo ovviamente i ministeri delle economie dei nostri paesi, il comune di Bergamo, la regione Lombardia. Comunque grazie di nuovo. Ciò che voglio dire è veramente due considerazioni molto, molto brevi, assolutamente. Assistere alla seduta di oggi di questo task force per me mi fa veramente un piacere particolare. La storia ha voluto così che nel lontano 2002 ero presente alla nascita di questa iniziativa, alla promozione di questa iniziativa, che è stata ideata dal presidente russo e dal primo ministro italiano. E così c'è la propria storia, questa task force, veramente una storia abbastanza importante, tanti anni, malgrado tutte le perversi le complicazioni della politica internazionale, il task force continua a esistere, e anzi non solo esistere, proprio grazie alle iniziative del genere, grazie ai strumenti della cooperazione economica del genere, il tessuto di dialogo
continua ad essere, diventa sempre più forte. Poi un'altra cosa che volevo dire, veramente un anno e mezzo fa al nostro incontro con il sindaco di Bergamo ci è venuta l'idea di presentare la candidatura di Bergamo come candidatura per ospitare questo task force, e vedete che tra il dire e il fare non c'è assolutamente l'abisso. Siete qua e io voglio salutare oggi ben 100 rappresentanti, 100 delegati russi che sono venuti da più di 13 regioni della Russia, e ciò per me è veramente un fatto molto significativo. E poi non mi rimane veramente altro, che augurarvi nuovi contatti, nuovi progetti, realizzazione di nuovi progetti e ovviamente la firma dei contratti, che in fin dei conti è proprio il vero tessuto di dialogo tra la Russia e l'Italia. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie dottor Alexander per il suo saluto e anche per il suo impeccabile italiano. Passiamo la parola al dottor Vitaly Vadev, che è invece consigliere dell'ambasciata della Federazione Russa qui in Italia. Prego. Gentili signore e signori, cari amici, buongiorno a tutti. Io sono molto onorato e lieto di essere qua, e purtroppo l'ambasciatore in Italia, Sergei Razov, non è riuscito a venire, perché adesso sta accogliendo il nostro ministro degli esteri, Sergei Lavrov, che è arrivato a Roma e oggi inizia la sua visita molto importante. Ma l'ambasciatore mi ha incaricato di intervenire con le parole del suo saluto. E adesso il saluto dall'ambasciatore Razov. Saluto cordialmente gli organizzatori e i partecipanti alla 25esima sessione della Task Force sui distretti industriali e sulla collaborazione nel campo delle PMI del Consiglio Italo-Russo per la collaborazione economica, industriale e finanziaria. Desidero esprimere un particolare ringraziamento ai vertici della regione Lombardia e della città di Bergamo, che ospitano questa importante iniziativa bilaterale e hanno svolto un gran lavoro perché gli ospiti provenienti dalla Russia potessero sentirsi come a casa. A dispetto di tutte le difficoltà, il partenariato Russia-Italia resta privilegiato, strategico e copre tutti gli ambiti di cooperazione. L'anno scorso la Russia ha partecipato attivamente all'Expo 2015 a Milano, dove nella giornata dedicata alla Russia si è recato in visita il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Nel giugno di quest'anno il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, a capo di una nutrita delegazione di imprenditori italiani, ha partecipato al 20° Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Nel mese di ottobre, dopo un intervallo di 4 anni, si è riunito a Roma il principale organismo della collaborazione intergovernativa, cioè il Consiglio Economico Italo-Russo, presieduto dal Vice Premier della Federazione Russa Arkady Dvorkovich e dal Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Paola Gentiloni. È interessante notare che, nonostante il carattere istituzionale dell'iniziativa, il numero degli imprenditori che hanno partecipato ha superato quello dei funzionari pubblici. Nel mese di novembre a Roma si sono svolti costruttivi colloqui tra i ministri dello sviluppo economico dei due paesi. In comitanza con questa sessione della Task Force si trova in visita ufficiale in Italia il ministro degli esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov. Speriamo che il ministro italiano dello sviluppo economico, Carlo Calenda, visiti al più presto la Russia. Questo dialogo politico così ricco e intenso conferma la volontà delle parti di ricercare modi per incrementare lo scambio commerciale, avviare nuovi progetti bilaterali, creare le condizioni più favorevoli per il business comune a beneficio di entrambi i paesi. L'incontro di oggi costituisce una tappa importante dell'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito della riunione del Consiglio Economico. Nei lunghi anni di positivo lavoro, la Task Force si è affermata come valida piattaforma di collaborazione diretta e reciprocamente vantaggiosa sia a livello interregionale, sia tra società commerciali, come efficacemente testimoniato da questa numerosa e rappresentativa platea.
Oggi gli imprenditori russi e italiani devono scontrarsi con le nuove sfide degli ultimi anni che vanno ben al di là delle interazioni bilaterali, quali la svalutazione del rublo alla luce del calo dei prezzi mondiali delle risorse energetiche, la comune stagnazione economica, le limitazioni dettate dalle sanzioni e le turbulenze geopolitiche. Ma le difficoltà non possono costituire un pretesto per non fare nulla. Grazie alle misure anticrisi attuate dal governo della Federazione Russa e agli sforzi per diversificare l'economia sono emerse tendenze alla diminuzione del livello di concentrazione e monopolizzazione della produzione. Le capacità logistiche del paese sono aumentate in maniera decisa. C'è stata un'accelerazione dei ritmi di costruzione degli impianti industriali. La costruzione di grandi progetti infrastrutturali è salita di livello. Assistiamo inoltre a un risanamento del settore bancario. La rinascita e la riconfigurazione dell'economia russa apre nel nostro paese nuove opportunità per l'impresa. Tuttavia i tradizionali schemi di compravendita di merci e servizi hanno perso competitività. Invito i partner italiani a osservare la localizzazione della produzione in Russia, a investire con più coraggio in nuovi progetti, recarsi nelle regioni, passare agli schemi made with Italy, puntando anche ai mercati di terzi paesi. A questo fine, i competenti enti russi e le loro rappresentanze all'estero e qua in Italia sono pronti a fornirvi la maggiore assistenza possibile. Io sono convinto che le solide basi economiche della relazione russo-italiana, l'ampia coincidenza di interessi, la comprensione reciproca e l'amicizia dei nostri due popoli aiuteranno i nostri paesi a superare positivamente le attuali difficoltà e rafforzare le posizioni sui mercati internazionali. Buon lavoro e tanti auguri. Grazie. Grazie consigliere Fadi per questo saluto e questo invito anche in qualche modo a avere fiducia e a rivolgersi in qualche modo alle istituzioni russe anche per quanto riguarda insomma le esigenze che possono essere quelle degli investitori esteri, quali siamo noi italiani quando ci recchiamo in Russia. Sottosegretario Scalfarotto, io le do la parola, lei ha vissuto peraltro insomma molti anni in Russia, quindi di tutti i paesi di cui lei si occupa ovviamente per il suo ruolo di sottosegretario allo sviluppo economico, la Russia è uno dei paesi che forse conosce meglio o comunque che ha anche che ama e che ha amato, insomma, ecco. Prego. Sì, mi fa fare una bruttissima figura perché più di dire Dobri Vecer è di dire che Ya zhil ira botal do Moskvie. Molto di più non posso dire in russo, questo evidentemente è molto grave nei miei confronti. No, ma poi scopriremo gli estero per cui i russi parlano così bene italiano e gli italiani fanno fatica, sia con l'inglese, figuriamoci con il russo, insomma, ecco, poi scopriremo quale sarà la Russo è una lingua meravigliosa, ma non semplicissima, ma io... grazie di averlo ricordato, non bisognerebbe mai parlare del proprio privato quando si fanno degli incontri pubblici, ma in realtà... Appunto, io ho vissuto a Mosca tra il 2005 e il 2009 e il mio cuore è molto legato a quella terra perché sono stati degli anni molto belli professionalmente e anche personalmente, per cui il piacere di essere qui, mi consentirete di dirlo facendo uno strappo al protocollo, è particolarmente intenso anche dal punto di vista personale. D'altro canto, quello che ho imparato nei miei anni in Russia è che i nostri due popoli sono legati da un'amicizia profonda, direi quasi istintiva, nel senso che io appunto quando lavoravo lì soltanto il fatto di essere italiano, anche di chiamarmi Ivan devo dire, ma il fatto di che aggiungeva, però il fatto di essere italiano naturalmente mi rendevo conto che era una specie di passepartout, no? Che c'era sicuramente una simpatia nei nostri confronti, una naturale inclinazione che forse altri miei colleghi di altri paesi non potevano valutare. Però questa amicizia, ecco, io poi da quando faccio politica la vedo anche continuamente nei nostri rapporti e devo dire che nonostante tutte le difficoltà internazionali
alle quali più di uno prima di me ha fatto cenno. Il rapporto tra Italia e Russia resta molto forte. Io voglio ricordare, prima sentivo un invito al ministro Calenda, ma il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda era a San Pietroburgo nel mese di giugno allo SPIEF insieme a St. Petersburg, insieme al primo ministro, al presidente del consiglio Renzi, ed è stata una presenza molto significativa, di grande successo. Sono stati firmati importanti accordi commerciali. Poi ad ottobre abbiamo avuto la 14ª sessione del consiglio italo-russo sulla collaborazione economica. Quindi diciamo che i rapporti anche politici e diplomatici tra i nostri due paesi non si sono interrotti, e penso che continueranno appunto importanti come sono sempre stati. I rapporti economici sono fondamentali anch'essi. La Russia è il nostro 11° partner commerciale. È inutile appunto negare che nell'ultimo anno abbiamo avuto un calo del nostro interscambio commerciale. Erano 21,5 miliardi l'anno scorso, nei primi 9 mesi del 2016 siamo a circa la metà, un pochino di più. Abbiamo ancora qualche settimana per aumentare questo numero, ma è vero anche che oltre alle difficoltà c'è stato anche il tema della svalutazione del rublo, di cui si parlava prima. Io quando vivevo in Russia con un euro compravo soltanto 33 rubli, adesso siamo più o meno al doppio, mi pare, e c'è stato anche un momento nel quale se ne potevano comprare anche di più, e immagino, anzi sono sicuro, che rispetto al prodotto italiano questo abbia influito nel comportamento del consumatore russo. Però devo dire, e questo lo dico anche per la mia quotidiana interazione con le imprese italiane, l'attenzione al mercato russo non è venuta meno assolutamente. Esistono alcuni segmenti di mercato, alcuni settori produttivi nei quali la Russia resta un partner centrale, rispetto al quale comunque le imprese italiane stanno continuando ad investire, considerandolo naturalmente un mercato di sbocco importantissimo. E le nostre imprese sono presenti, noi abbiamo almeno 400 imprese che sono presenti in Russia in molti settori importanti: la meccanica, l'arredamento, la moda, i servizi di consulenza, l'agroalimentare. Io direi che ci sono alcuni settori in cui l'Italia, in Russia, quel settore equivale a dire Italia. Il design, la moda, l'agroalimentare è quasi superfluo. Il consumatore russo pensa a quei settori e pensa immediatamente a noi. D'altro canto gli investimenti sono importanti. L'anno scorso avevamo uno stock di 7,4 miliardi e direi che è anche importante pensare che nel lavoro di modernizzazione, di diversificazione che si sta facendo nell'economia russa, il ruolo delle imprese italiane può essere importantissimo. Penso in particolare alle grandi infrastrutture sulle quali si stava già lavorando quando c'ero io a Mosca, ma nelle quali si continua ancora a lavorare, dove le nostre imprese hanno sicuramente la capacità di fornire eccellenza, know-how. E poi una cosa che le imprese italiane hanno in modo del tutto particolare, che è la conoscenza del cliente e l'abilità di customizzare, cioè di fornire servizi e prodotti che sono molto tagliati sulle esigenze del cliente. Io dico sempre che questa forse è la principale carta vincente delle imprese italiane, perché poiché noi conosciamo i nostri clienti e produciamo esattamente quello che serve loro, la relazione non è mai una relazione di vendita e fuga, cioè non siamo mai quelli che vengono per vendere, siamo sempre quelli che vengono a creare delle partnership di lunga durata, perché quando la relazione commerciale si basa sulla conoscenza reciproca è fatale che quella relazione commerciale si prolunghi nel tempo. Io sono molto contento, tra l'altro, di essere qui, oltre appunto al mio affetto per la Russia, anche perché penso che la task force sia uno strumento particolarmente importante, lo diceva molto bene l'assessore prima di me, proprio perché oltre a portare avanti e sviluppare i rapporti economici, commerciali, gli investimenti, mette insieme le istituzioni centrali e le istituzioni locali, che per entrambi i nostri paesi sono importanti. Sono naturalmente per la Russia, perché nella sua vastità, viene da dire le Russie, no? Sono evidentemente un paese così grande nelle quali bisogna essere capaci di stabilire relazioni anche con gli enti locali, ma questo vale per l'Italia, che anche essendo molto più piccola è molto diversificata al suo interno e esistono delle specificità regionali sulle quali sicuramente si può costruire. Così come un'altra cosa importantissima, io credo, è la caratteristica tutta italiana di essere un'economia forte ma fondata soprattutto sulle piccole e medie imprese. Sostanzialmente la quasi totalità delle nostre imprese, quasi il 100%, il 99% delle nostre imprese sono piccole o medie,
rappresentano l'80% dell'occupazione in Italia, rappresentano i 2/3 del valore aggiunto nel nostro paese, e questo vale anche, diciamo, anche in Russia le piccole e medie imprese rivestono un ruolo primario all'interno dell'economia nazionale, e non soltanto nel commercio, ma anche nell'industria manifatturiera, nelle costruzioni, nel comparto immobiliare. Quindi penso che questo strumento sia proprio valido per questi due piani che si incontrano, quello appunto economico ma anche quello istituzionale. Quindi credo e spero, quello che auguro a tutti noi e a tutti voi che siete convenuti qui in questa meravigliosa città dal mio amico Giorgio, di essere appunto in grado di sviluppare e di firmare tutti gli accordi che sarà possibile, accordi appunto che servono a fondare le basi di rapporti poi di durata, e che questa occasione di scambio di idee, di progetti e di soluzioni possa appunto poi alla fine rafforzare anche in modo più ampio le relazioni così solide e importanti tra i nostri due paesi. Grazie e buon lavoro. Grazie sottosegretario Scalfarotto per questo quadro, insomma, in qualche modo della situazione e anche dell'impegno, insomma, del governo a continuare su tutti i piani, su tutti i profili, insomma, un rapporto appunto già di amicizia che può soltanto migliorare ancora, ma insomma mai tornare indietro. Io saluto tutti, come dire, gli ospiti di questo primo panel, il sindaco Gori, l'assessore Parolini, il console generale Alexander, il consigliere Fadiev e naturalmente il sottosegretario Scalfarotto. Grazie a tutti voi di essere intervenuti, e adesso abbiamo velocemente i report dei